Allora, prima mi dite il nome e poi, come ti chiami? Massimo. Allora, Massimo, qual è la tua domanda? Perché il diavolo, pur sapendo che Gesù è il figlio di Dio, ha voluto metterlo alla prova? Allora, non so se tu hai visto dei cartoni animati, dove ci sono delle persone che hanno i poteri, non so, ci sono i Dragon Ball, hanno i poteri, non so, ci sono dei tipi che hanno i poteri, no? Fanno delle cose grandi. Poi metti che a un certo punto quello lì che ha il potere non ce l'ha più, capito? Per esempio era Superman e dopo è diventato uno uguale come tutti gli altri, va bene? Allora Gesù aveva tanti poteri, era potentissimo perché era il figlio di Dio, giusto? Ma ha voluto perdere tutti i suoi poteri, essere come noi, perché ci voleva così bene che voleva diventare come noi. E allora ha detto il diavolo, è un'occasione unica, devo fare le tentazioni adesso che non ha più tutti quei poteri, così almeno adesso è debole e posso sconfiggerlo. Ma alla fine Gesù ha vinto o ha perso, secondo te? Ha vinto. Quindi anche se non aveva tutti i poteri, ha vinto lo stesso, eh? Grazie. E aspetta un altro. Chi è che legge la prima? Ecco, dimmi come ti chiami? Luca. Ecco, Luca, cosa ci chiedi? Perché Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto? Ecco, mi hai chiesto perché Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto. Allora, senti, adesso togli questo a lui, così mi ascolti. Dentro di te, no? Qui dentro, c'è lo Spirito Santo, lo sapevi? Ecco, bravo. Lo Spirito Santo parla dentro di te, ma parla piano piano, parla così. Ciao, volevo dirti una cosa, piano, capito? Allora, per ascoltare lo Spirito Santo che parla dentro di noi, che parla piano, bisogna fare silenzio. Stare zitti. Allora lui può parlare. E allora ogni tanto fa bene andare in un luogo appartato dove non c'è tanta gente, ti metti lì a pregare, a parlare e dire Spirito Santo, cosa mi devi dire? Lui ti parla, capito? Allora Gesù ogni tanto lo Spirito Santo dice vai nel deserto, vai, ti devo parlarti, devo dirti delle cose. E lui andava e si appartava delle volte di notte, tutta la notte stava a parlare con lo Spirito Santo. Quella volta lì 40 giorni addirittura, capito? Proprio. Per esempio, sai cosa farò quest'anno con i giovani più grandi che hanno 20 anni, 19, 21, così, 25, 30? Andremo in un posto a Cuneo, dove ci sono della gente che sta sempre a pregare, no? E noi faremo così, arriveremo il 25 aprile, poi dormiamo lì, poi dal mattino ci alziamo e stiamo sempre zitti, fino a cena. E poi cosa facciamo? Mangiamo, ma stiamo lì a pregare, intanto ascoltiamo delle belle letture. Poi andiamo a pregare per un'ora di fila, eccetera. Poi facciamo lavoro manuale, ma sempre zitti, sempre nel silenzio. Vogliamo provare a passare una giornata intera in silenzio. E chissà, io ti assicuro, poi se vieni a chiedermi a me il 28 aprile com'è andata, ti assicuro che quei giovani saranno trasformati da quell'esperienza, perché quando c'è il silenzio lo Spirito Santo parla forte, capito? Ciao, adesso ti tocca. Come ti chiami? Giuseppe. Ah, Giuseppe, bravo. Cosa mi chiedi? Perché Gesù non ha trasformato i pasti in pane? Il pane è una cosa buona. Senti qua, Gesù ci vuole così bene che non vuole fare le cose senza di noi, ok? Se avesse trasformato i sassi in pane, ecco questi sassi qua, no? Avrebbe fatto tutto da solo, perché tanto sassi ce ne sono tantissimi, mica bisogna chiederli a noi, giusto? Invece lui una volta c'era tanta gente, 5.000 persone, più di, ma tante, qui saremo 1.000, non so, saremo 500, ma sono 5.000, che ci avevano fame, no? E c'era un ragazzino come te, piccolino come te, che ci aveva uno zaino e ci aveva dentro 5 pani e 2 pesci, ok? E ha detto, Gesù, devo dar da mangiare a tutta questa gente. Ma gli apostoli rancini ci avevano i soldi, no, non possiamo spendere i soldi, dobbiamo tenerceli, capito? Non volevano dargli. Quel bambino, quel ragazzino come te, è andato da Gesù, Gesù, ma io ho questo, vieni, te lo do, comincia a dare questo. E Gesù ha cominciato a tirare fuori dallo zaino i pani, e tirava fuori i pani, e continuava a tirare fuori i pani, e continuava a tirare fuori. Alla fine ha mangiato tutti i 5.000, e sono avanzate 12 ceste, hai capito? Quindi Gesù l'ha fatto quel miracolo, ma ha voluto farlo con la nostra collaborazione, capito? Lui
se non c'era quel ragazzino come te che gli dava tutto quel che aveva, non avrebbe fatto niente. Lui non vuol far niente senza la nostra collaborazione. Grazie. Adesso c'è qualcun altro. Come ti chiami? Che lo so già, ma così lo vuoi. Valentina. Valentina, cosa ci chiedi? Perché quando il diavolo ha ceduto sono venuti gli angeli dal cielo a servire Gesù. Allora, devi sapere che anche il diavolo è un angelo, capito? Però è un angelo che ha chiesto, che ha scelto di essere un po' orgoglioso. Voglio essere il migliore di tutti, voglio essere al di sopra anche di Gesù. Infatti dice, cos'è che voleva in realtà? Voleva che Gesù si inginocchiava e gli dice, tu sei più importante di me, capito? Voleva sentirsi più importante di Gesù. Ma non aveva capito niente, perché Gesù è più grande di tutti, anche degli angeli. Che testore quello lì, capisci? Allora, praticamente, invece, gli altri angeli che erano buoni, che erano intelligenti, non erano stupidi come il diavolo, quando hanno visto Gesù, sono andati subito a servirlo, a inginocchiarsi loro di fronte a Gesù, perché Gesù è più grande di tutti. Ecco, grazie. Adesso c'è un'altra, ecco, l'ultima domanda. Come ti chiami? Alessia. Alessia, cosa ci chiedi? Perché nel Padre nostro Gesù ci insegna a pregare Dio? Non ci indurre in tentazione? Allora, devi sapere una cosa, che quando Gesù parlava, no? Non parlava in italiano, lo sapevi? 2000 anni fa non c'era neanche l'italiano, lo sapevi? Non esisteva. Mamma mia, avresti dovuto studiare di meno, penso, invece devi sempre studiare italiano. Allora, e c'era una lingua che si chiamava l'aramaico, che Gesù parlava quella lingua lì, capito? Un po' difficile, eh? E quando lui parlava, diceva le cose, ha detto il Padre nostro in aramaico. Noi l'abbiamo tradotto in italiano, capisci? L'abbiamo, lo stesso significato l'abbiamo scritto in italiano, ma abbiamo sbagliato. Quando tu dici il Padre nostro, è sbagliato dire non ci indurre in tentazione, perché mica è Gesù che ti induce in tentazione, mica è Dio, e Dio ti manda sempre verso il bene, ma è così la traduzione giusta, non permettere che cadiamo nella tentazione, cioè dici, Gesù, se anche c'è una tentazione di tirare un pugno a un amico, di tirare un calcio, di sputargli, di rubare qualche cosa, di dirle bugie, no? Se anche mi vengono questi pensieri, capito? Non venire mai a messa, ma sempre adorare il mio cuscino, abbracciarlo mai, venire... capito? Se anche mi vengono queste tentazioni, aiutami a dire di no come hai fatto tu, capito? Perché Gesù ha avuto le tentazioni. Grazie. Adesso vi dico questo. Quali sono le tre tentazioni di Gesù? Primo, fare tutto da solo. È pietre che diventano pane. E lui ha detto di no. Non voglio fare niente da solo, ma voglio fare tutto con gli altri. È vero? Anche noi, amico, vogliamo fare niente da solo. Cosa fai da solo? Da solo non fai niente, hai sempre bisogno degli altri. Secondo, fare le cose per essere applaudito. Mi butto giù, non mi faccio niente, guarda, tutti mi applaudono, mi dicono che sono un supereroe, vero? Invece Gesù non voleva fare le cose per farsi vedere, voleva fare le cose se erano veramente utili. Cosa serviva se si buttava giù? Aveva guarito uno? No, non aveva fatto niente. E terzo, la terza tentazione, voler dominare sugli altri. Io domino tutti i regni del mondo, sono il più forte del mondo, spacco tutti... Invece Gesù no, non voleva dominare, voleva essere uno semplice. Infatti sapete cosa faceva Gesù? Ha dovuto fare l'operaio, il carpentiere, era una persona semplice, mica era uno dei grandi potenti che stanno in Parlamento, eccetera. Capito? Bene.